Grazie Presidente. Il tema dell'acqua pubblica è sempre stato in cima alle nostre priorità, infatti costituisce la prima delle nostre 5 stelle. L'acqua pubblica è un bene comune preziosissimo, è una risorsa che appartiene alla collettività che noi dobbiamo tutelare assolutamente e dobbiamo garantirne l'accesso a tutti, ora e alle generazioni future. Questo è il tema della mozione di oggi. Con questa mozione, Presidente, il gruppo Capitolino di maggioranza vuole esprimere in consiglio alcuni indirizzi riguardanti la prossima conferenza dei sindaci del lato 2 e il gestore del servizio idrico del lato 2, che è l'ambito territoriale ottimale che comprende la città di Roma e il Lazio centrale. Come sappiamo, è in corso un periodo di emergenza idrica aggravato dalla passata mala gestione privata degli acquedotti, che per 15 anni ha puntato tutto sulla realizzazione dei profitti e nulla sugli investimenti volti alla manutenzione delle reti idriche, ora ridotta a un colabrodo, portando a perdite di acqua che attualmente soltanto a Roma raggiungono il 44%. Per questo chiediamo impegno al Sindaco di promuovere iniziative volte al risparmio idrico, a partire dalle strutture della pubblica amministrazione, di concordare con il gestore un piano di risparmio idrico che coinvolga tutta la cittadinanza romana a fronte della grave siccità che stiamo vivendo in questo periodo in città e a causa della quale anche alcune città della provincia si ritrovano, sono oggetto di razionamento idrico. È notizia recente del piano straordinario della chiusura graduale dei nasoni, sono le storiche fontanelle romane, come noi affettuosamente le chiamiamo, per permettere interventi di sostituzione delle tubature ammalorate e di ricerca di riparazione delle perdite occulte lungo la rete. La loro chiusura sarà temporanea, graduale, monitorata giornalmente in relazione ai benefici che si otterranno dall'efficientamento delle reti di distribuzione dell'acqua potabile. Una volta terminato questo periodo emergenziale, tutto tornerà alla normalità, ovvio. Questa comunicazione ha suscitato non poche polemiche. Per noi romani i nasoni sono un pezzo di storia, fanno parte della nostra tradizione. Li abbiamo dal 1874, quando il sindaco Piancioni ha avuto la meravigliosa idea di fornire acqua gratuita pubblica ai cittadini, ai turisti e agli animali. Ma questo intervento si rende necessario per la salvaguardia del lago di Bracciano, per il contenimento del prelievo delle sue acque e per non pesare su ulteriori fonti. Come sappiamo, il lago di Bracciano è la riserva idrica di Roma Capitale dal 1990, fa parte delle aree naturali protette ed ora, siccome ha subito un abbassamento idrometrico che va oltre il metro, si può configurare un disastro ambientale e quindi si rischia di portare anche a sanzioni da parte dell'Unione Europea per la mancata tutela. Pertanto impegniamo il Sindaco e la Giunta ad attuare una revisione degli strumenti di produzione di acqua potabile col fine di tutelare correttamente questa preziosa risorsa. Chiediamo inoltre che vengano inseriti all'ordine del giorno della prossima conferenza dei sindaci del lato 2 i seguenti punti. Chiediamo impegno ad Aceto 2 a destinare un'adeguata percentuale degli utili ad investimenti nelle reti. Chiediamo la revisione dell'aumento tariffario non oltre il 3% per i prossimi 2 anni. Vogliamo anche capire come è stato utilizzato dal lato il fondo per la morosità incolpevole e trovare soluzioni per migliorare la fruizione da parte della cittadinanza. Vogliamo anche aprire un tavolo per avviare uno studio di fattibilità sulla ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato, facendo partecipare tutte le parti coinvolte. Alla conferenza dei sindaci chiederemo anche di destinare quanto non ancora utilizzato dei 3 milioni di euro previsti per le installazioni delle casette di acqua su Roma e provincia ad investimenti nelle reti, più o meno ammontiamo alla metà della cifra citata. Faccio un piccolo focus perché nelle ultime ore sono state avanzate delle polemiche strumentali, sterili e inutili, quindi cercherò di spiegare sperando che le opposizioni capiscano, magari la votano pure la mozione. Allora, chiediamo lo stralcio di questo investimento perché le case dell'acqua sparse nel territorio, le possiamo vedere, per esempio un esempio ce l'abbiamo al Colosseo, quindi non poco distante da qui, che sono state sbandierate come erogazione di acqua refrigerata, gassata, naturale, in maniera gratuita. In realtà gratuito non sono gratuite, perché i costi di realizzazione e installazione della casetta dell'acqua, che ammontano circa a 30.000 euro per ogni casetta, più i costi di gestione, i costi del servizio idrico, i costi del servizio elettrico, sono accollati surrettiziamente in bolletta al cittadino, cosa che non accade con i nasoni.
Quindi sarebbe opportuno magari che il pagamento delle casette, parliamo di 20 casette dell'acqua in tutto il territorio di Roma Capitale, quindi un'inezia. Noi chiediamo che il pagamento di queste casette sia consapevole da parte della cittadinanza e soprattutto che le paghi chi effettivamente utilizza il servizio. Per esempio facciamo un caso, proprio fuori Roma, a Morlupo, noi abbiamo fatto degli studi, ci sono delle casette dell'acqua che erogano acqua refrigerata, frizzante e naturale a pagamento a soli 5 centesimi al litro, quindi è un prezzo veramente irrisorio. E ribadisco, abbiamo 20 casette dell'acqua in tutto il territorio di Roma Capitale, quindi di che cosa stiamo parlando? Però alle opposizioni piace fare polemica, spero che abbiano compreso, e andiamo avanti. Chiediamo inoltre, infine, l'attivazione di un canale di comunicazione diretto tra l'amministrazione comunale, compresi i municipi, e il gestore per le segnalazioni di anomalie riguardo al servizio idrico integrato, riguardo alla manutenzione delle fontane e fontanelle nei servizi pubblici. Chiediamo inoltre di istituire un meccanismo di rendicontazione da parte di Acea a Roma Capitale per rendere noto il lavoro che svolge sul territorio capitolino. Inoltre chiediamo l'ampliamento del numero degli sportelli al pubblico di Acea capillarmente sul territorio di Roma Capitale con la finalità di abbassare l'affluenza al solo sportello di Piazza Ostiense, che è un luogo di difficile raggiungimento da parte dei cittadini che abitano nelle periferie romane, e chiediamo la reinternalizzazione dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche per superare l'assegnazione dei lavori tramite il cosiddetto appaltone. Grazie.